Buongiorno e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio fare un video diverso. Voglio fare un video sui piloti, sugli assi dell'aviazione della storia. Anzi, sul miglior pilota, secondo me, della storia dell'aviazione bellica. Allora, non è un video sul Barone Rosso, come quello che sta vedendo adesso, Prima Guerra Mondiale, ma neanche sul famosissimo Hartmann della Seconda Guerra Mondiale. Voglio fare questo video su un asso dell'aviazione bellica, sconosciuto, poco conosciuto al pubblico, a cui la storia non ha dato il merito che giustamente dovrebbe avere. Rudel. Qualcuno storcerà il naso. C'era un Rudel anche nelle prime posizioni degli assi dell'aviazione, ma non è di quel Rudel che stiamo parlando. Io parlo di Hans Ulrich Rudel, tedesco. Prima di partire con il video e la spiegazione del perché per me è il più grande pilota della storia bellica dell'aviazione, va spiegato innanzitutto cos'è un asso e con cosa combatte o contro chi combatte un asso dell'aviazione. Allora, gli assi dell'aviazione sono è un termine che è stato creato nella Prima Guerra Mondiale, dove gli abbattimenti fra aerei erano radi, soprattutto all'inizio. Pensate che si sparavano da un aereo all'altro con la pistola all'inizio. Però è stato coniato questo termine asso quando avevi 5 kill acclarate, confermate. Quindi un pilota che abbatteva 5 aerei confermati diventava un asso. Beh, in tutta la prima guerra mondiale saranno decine, un'ottantina forse, gli assi dell'aviazione. Il più famoso di tutti è von Richthofen, il Barone Rosso, che combatteva con questo aereo dalla colorazione della livrea riconoscibile da tutti, per cui è diventato famoso in battaglia. Addirittura, se non sbaglio, aveva un totale di un'ottantina di abbattimenti aerei. Dicevo, abbattimento aereo, bisognava confermarlo l'abbattimento. In questo caso la Germania era forse la nazione più restia a confermare gli abbattimenti aerei, cioè per poter dire ho un abbattimento aereo, oltre ad abbattere l'aereo, questo abbattimento doveva essere confermato dall'esercito a terra, cioè dagli uomini a terra. Se non veniva visto che il pilota abbatteva un aereo nemico e il nemico non confermava aver perso quell'aereo in quella battaglia, non ti veniva confermato l'abbattimento. La Germania in questo forse è stata la più severa, la più precisa, al punto che solo verso la fine diciamo dopo molto tempo dall'inizio della Seconda Guerra Mondiale, ha accettato che gli abbattimenti aerei venissero confermati anche dai piloti che non hanno preso parte a quell'abbattimento, quindi dai compagni di squadriglia piuttosto che di altre formazioni. Questo perché non sempre nelle battaglie aeree a terra c'erano gli uomini che potessero confermare o verificare. Ecco perché ci sono discrasie, cioè tra gli abbattimenti effettivi e quelli confermati. Dicevo, il più famoso, eccolo qua, è dov'è? Ce l'ho qui. Manfred von Richthofen, o Barone Rosso. Chi è che non lo conosce?
gran pilota e sicuramente un asso della prima guerra mondiale. Seconda guerra mondiale, eccolo qua, Erich Alfred Hartmann, soprannominato Bubi per la faccia da ragazzino che aveva, addirittura lui in 1400 missioni, di cui 825 combattimenti aerei, e ha acclarato di 352 abbattimenti aerei nemici. Però c'è da dire, c'è da fare un discorso a parte, per l'amor di Dio, gran pilota sicuramente, quello che ha più abbattimenti aerei, però di questi 352 aerei nemici abbattuti, 345 erano sovietici. Quindi va specificato che lui guidava, soprannominato il diavolo nero, pilotava un aereo sempre solo pilotato i Messerschmitt BF-109, vari modelli, è diventato anche famoso perché non perse mai un gregario, cioè il pilota che lo affiancava, il pilota aereo che lo affiancava, ma ha combattuto gran parte delle sue battaglie contro i russi che purtroppo per loro non avevano una gran forza aerea, avevano dei caccia che non potevano tenere testa ai Messerschmitt tedeschi. Comunque c'è da dire che quando nei pochissimi combattimenti aerei avvenuto contro gli americani, lui ha comunque Hartmann ha abbattuto anche aerei americani. Lui è comunque ha abbattuto tantissimi LAG-3 e MiG-3 piuttosto che altri caccia russi, ma è vero anche che ha combattuto pochissimi anni, cioè dal 41 o 42 dovrebbe 42. Dal 42 al 45 ha fatto 352 kill accreditate, quindi numero uno della classifica mondiale che oggi vede più di un migliaio di piloti. Dicevo, si diventa assi e quindi in questa classifica di ormai oltre un migliaio di piloti ci rientravano anche i mitraglieri di coda piuttosto che di torretta delle fortezze volanti che facevano più di 5 kill. Quindi ecco, tra gli assi dell'aviazione bellica, degli assi dell'aviazione, sono entrati in classifica anche dei mitraglieri, non dei piloti. Veniamo al numero 2, no, al numero 2 no, perché in questa classifica di oltre 1000 assi, i primi 100 posti sono riservati ai tedeschi, senza ombra di dubbio, perché ripeto, da 80 che erano, sono andati oltre 1000, 80 che erano nella prima guerra mondiale, sono diventati oltre 1000, perché nella seconda guerra mondiale è iniziata a esserci una vera e propria battaglia aerea, anzi si è combattuto tanto in aria per la supremazia aerea, e i tedeschi soprattutto all'inizio della seconda guerra mondiale non avevano nemici in grado di contrastarli. Ecco perché nei primi 100 posti della classifica degli assi mondiale sono quasi tutti tedeschi. Teniamo presente anche che i tedeschi durante la guerra chiamiamola di indipendenza spagnola, che in realtà era una guerra civile spagnola, avevano delle proprie formazioni già con i BF 109, Messerschmitt 109, quindi nel 35
già combattevano con quell'aereo che è stato ammodernato, migliorato e utilizzato anche alla fine della Seconda Guerra Mondiale, mentre gli avversari della Germania, diciamo così, avevano sia in Spagna che poi all'inizio della Seconda Guerra Mondiale aerei ancora provenienti dalla Prima Guerra Mondiale, per cui non c'è molto paragone da fare, soprattutto all'inizio dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Veniamo al primo in classifica non tedesco. Primo classifica non tedesco è questo finlandese di nome Ilmari Jutilainen. Questo finlandese ha combattuto quindi al fianco della Germania all'inizio con questi caccia che i Fokker di 21 che non è che potessero far grandi cose, eppure è stato accreditato di notevoli kill con questo aereo. Dopodiché ha volato sui B-239, i cosiddetti Buffalo, e alla fine della guerra con i Messerschmitt i BF-109 G2, grandissimo aereo che è questo qui. È accreditato lui addirittura di 94 vittorie aeree. Quindi, nell'arco della sua guerra, della Seconda Guerra Mondiale, del periodo di battaglia, lui è iniziato già a inizio della Seconda Guerra Mondiale, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, fino alla fine, e ha combattuto quasi sempre nel fronte russo. Anche lui contro i MiG piuttosto che Tupolev, i MiG-3 stiamo parlando, quindi aerei che ben poco potevano contro i caccia di cui era dotata l'aviazione tedesca o in questo caso quella finlandese. Scendendo in classifica abbiamo il primo giapponese, Hiroishi Nishizawa, con, se non sbaglio, un'ottantina di kill, ma accreditate, in realtà aveva circa 200 kill questo signore, quindi 200 abbattimenti aerei. Purtroppo i combattimenti aerei delle battaglie del Giappone avvenivano quasi sempre sul mare, quindi le conferme degli abbattimenti potevano avvenire solo dai compagni, da qualche nave a vista o dal nemico. Ecco perché lui ne ha solo un'ottantina di abbattimenti aerei contro i 200 che in realtà avrebbe abbattuto. Poi questo signore è anche molto famoso perché insieme ad altri due piloti giapponesi, al termine di una battaglia, ecco, 87 abbattimenti a lui. Beh, lui insieme a questi altri due piloti, al termine della battaglia, aveva organizzato e fatto con i loro Zero una dimostrazione sull'aeroporto americano, mentre gli americani gli sparavano. Loro sono arrivati in picchiata, hanno fatto una serie di tre loop come se fossero le nostre frecce tricolori, diventando famoso per questo perché gli americani poi hanno recapitato dei volantini, paracadutandoli, i volantini sul Giappone dicendo che ci è piaciuta molto la vostra esibizione. Se volete rifarla, dite ai piloti di indossare una sciarpa verde che gli daremo un caloroso benvenuto. Quindi è un pilota, è stato un personaggio. Poi abbiamo il primo dei russi, che è Ivan Nikitovich Kozedub, con 62 battimenti accertati, è il primo dei piloti russi. Come numero di abbattimenti degli assi dell'aviazione.
tenendo presente che questo signore ha combattuto con aerei che ben poco potevano contro gli aerei dell'aviazione tedesca, quindi 62 abbattimenti non sono da poco. Poi c'è il secondo dei russi, che è ancora più famoso del primo, perché nonostante abbia fatto meno kill, poi è sopravvissuto alla guerra e tutto, e è diventato il maresciallo dell'aviazione tedesca e russa, ossia il capo di stato maggiore dell'aviazione. Era un asso anche lui, e diventato più famoso del migliore degli assi russi. Veniamo al famoso Bong, Richard Ira Bong, americano, che è accreditato di 40 vittorie al suo attivo. È stato un personaggio, ovviamente non ha avuto tante kill per essere nei primi posti in classifica, è il primo degli americani, ma sarà il 200° della graduatoria degli assi. E poi veniamo al nostro Franco Lucchini. Franco Lucchini, il famosissimo, con il suo berrettino bianco, il suo caschetto bianco ai comandi, lui 26 vittorie aeree individuali, 52 condivise con altri piloti, oltre ai 5 abbattimenti avvenuti in Spagna, perché lui ha combattuto anche in Spagna. Beh, questo signore, oltre che essere un eroe di guerra, è stato un gran pilota. Ecco, perché io faccio questo video su Hans Ulrich Rudel? Perché nonostante non abbia fatto così tante kill da essere nei primi in classifica dell'aviazione mondiale, degli assi dell'aviazione mondiale, è sicuramente uno dei miglior piloti, come lo è stato Lucchini, in quanto Lucchini, faccio un esempio anche per farvi capire, combatteva all'inizio della seconda guerra mondiale con questo aereo qua. Capite che con questo aeroplanino qui, il CR-42, che al massimo raggiungeva 340 km orari contro aerei che nemici, quindi inglesi, americani, perché contro la Francia comunque quando combattevamo contro la Francia vi era l'aviazione inglese e americana, anche con aerei che facevano 500 km orari. Noi avevamo questi aerei armati di calibro 7, mentre questo è stato anche armato dei 12 mm, 12,7, quindi noi combattevamo con aerei che avevano ben poca speranza contro il resto dei nemici. Addirittura quando c'è stata la battaglia d'Inghilterra, in cui Hitler voleva invadere l'Inghilterra, a Dunkirk ha preparato questo corpo di spedizione aerea per azzerare le difese aeree inglese. Mussolini, per paura di essere tagliato fuori dalla spartizione come avvenuto in Francia, ha mandato il suo corpo di spedizione aerea. Cioè, stiamo parlando di questi aerei con qualche bombardiere messo peggio di questo aereo qua, e i tedeschi, come hanno visto il corpo di spedizione italiano, il CAI, hanno implorato gli italiani di non prendere parte alla battaglia d'Inghilterra, perché questi aerei non erano dotati di strumenti per il volo notturno, per il volo in mezzo alla nebbia, per radar, non erano dotati di niente. Pensate che nelle 48 ore prima della battaglia d'Inghilterra i tedeschi ci hanno, loro per pietà, montato a noi le barre,
come si chiamano, le protezioni balistiche dietro e davanti al pilota, ci hanno prestato i caschi, perché se guardate gli aerei erano aperti, i nostri CR-42, che è a 2.000-3.000, 4.000 metri di altitudine, senza ossigeno, un freddo incredibile, erano completamente aperti, mentre i nostri alleati nemici avevano gli aerei già chiusi, riscaldati, con la carlinga di un certo tipo. Capite che combattere con questi aerei contro gli Spitfire non era cosa facile o semplice. Ecco perché un abbattimento di cui i 26 più 52 di cui era accreditato Lucchini ne valevano centinaia, fatte con uno Spit o un Messerschmitt BF-109. Ecco, poi ci hanno dato questo, che il 200, che il Mach-E 200, C-200, soprannominato Saetta. Cioè, signori, soprannominato Saetta, a parte che ne avevamo pochissimi, era un aereo che raggiungeva a malapena i 500 km orari e con un'autonomia che non bastava per fare avanti e indietro da Dunkirk al suolo inglese e poter battagliare in aria e poi far ritorno. Ecco come eravamo messi. Infatti nelle prime operazioni della battaglia d'Inghilterra noi abbiamo perso metà dei nostri aerei, sia bombardieri che caccia. Poi alla fine l'Italia finalmente ha creato il vero primo caccia, che è il Mach-E 205 Veltro, che aveva delle buone caratteristiche, ma è entrato in servizio 646 km orari di velocità di punta, armato come si deve, ma è entrato in servizio purtroppo ad armistizio finito, cioè all'uscita dell'Italia dalla guerra. Addirittura il non più ultra dei caccia italiani creati, che era il G50, dovrebbe essere, o il G55, comunque la serie G50, non entrò mai in battaglia, cioè ne furono consegnati due prima che l'Italia uscisse dal conflitto. Ecco perché dicevo, questi erano i caccia che combattevano in aria in quel periodo, il nostro Saetta, e questa invece era l'aereo pilotato da Hans Ulrich Rudel, uno Stuka. Adesso, per farvi meglio comprendere, il caccia viene progettato e costruito per combattere e abbattere sicuramente i caccia nemici, quindi gli altri aerei gli altri tipi di aerei ancora più facilmente. Quindi un caccia viene progettato e costruito per mettere in condizione il pilota di abbattere gli aerei nemici. Lo Stuka, che era entrato in servizio nella guerra in Spagna, quindi nel 1935, era un aereo da bombardamento al suolo da picchiata. Addirittura quelli consegnati all'Italia dalla Germania, entrati in servizio nella Regia Aeronautica, venivano chiamati picchiatello, perché questi aerei dovevano arrivare altissimi nel cielo, picchiare verso il basso, sganciare la bomba e scappare, non potevano fare altro. Solo successivamente, verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, vengono dotati di due cannoni da 37 mm sul muso per poter distruggere i carri a terra nemici, perché lo Stuka o il bombardiere da picchiata prende quota, arriva in alto, scende in picchiata raggiungendo velocità assurde, sgancia la sua bomba sul carro nemico e scappa. Se ha
una sola bomba da 1000 kg o più bombe piccoline può fare una, 2 kg al massimo e poi deve scappare. Invece con questi cannoni da 37 mm poteva manovrare, prendere i carri dall'alto perché hanno una minor corazza nella parte superiore e distruggerli, essendo veri e propri cannoni da 37 mm, distruggerli oppure danneggiarli e riprendere quota, tornare sui carri nemici e diciamo combattere per più tempo durante la missione. Ma in caso di aviazione nemica poteva solo scappare, tant'è che era dotato, oltre al pilota, del secondo uomo dentro la carlinga nella parte posteriore con una mitragliatrice per sparare ai caccia che lo inseguivano. Era l'unica arma di difesa che aveva questo bombardiere da picchiata. Vi faccio vedere un piccolo video, abbassando il volume magari, dove vi è una tipica azione di caccia aerea, dove ci sono questi caccia che si confrontano in aria, si sparano, manovrano, finché uno non riesce a battere il nemico. Questo normalmente avviene, allora, questo normalmente avviene per più tempo e più tecniche o strategie in base all'aereo che hai di fronte. Ad esempio lo Spitfire, aereo manovrabilissimo, riusciva a manovrare contro i caccia nemici che avevano magari solo velocità. Faccio un esempio, il Messerschmitt BF-109. Quindi il BF-109 sfruttava la sua velocità, quindi spesso e volentieri era un caccia d'attacco in picchiata, tranne il G2 invece che aveva una manovrabilità estrema. E invece lo Spitfire era un caccia da manovra, cioè grazie alle manovre che riusciva a fare abbattimenti aerei. Quindi in base al nemico che avevi di fronte ti comportavi di conseguenza, se usavi le strategie, le tecniche giuste ed eri un bravo pilota, abbattevi il nemico, come in questo video. Altra cosa invece è lo Stuka. Quindi stoppiamo questo e vi faccio vedere lo Stuka. Lo Stuka era conosciuto e famosissimo per questo rumore. Questa è la battaglia di Dunkerque, dove lo Stuka arrivava a 3000 o anche più metri di altitudine, scendeva in picchiata raggiungendo velocità assurde e all'altezza giusta sganciava la propria bomba e poi scappava. Scendere a velocità assurde creava questo suono, questo sibilo che terrorizzava i militari, letteralmente i soldati, i nemici, perché era sinonimo di bomba. Questo sibilo di solito lo hanno le bombe che cadono, invece in questo caso era l'aereo stesso il sibilo, quindi l'aereo che si avvicinava era il rumore di una bomba che ti arrivava sulla testa. Questo è il famoso rumore degli Stuka. Però, come dicevo, lo Stuka aveva pochissime possibilità di salvarsi, uno perché contro gli altri aerei non aveva nessuna possibilità di salvarsi, inoltre essendo un aereo da picchiata e non un bombardiere strategico, cosa, ma un bombardiere proprio da picchiata, arrivava
fino quasi al terreno, sganciava la sua bomba con precisione chirurgica e scappava. Quindi era bersaglio e bersagliatissimo dalla contraerea. Gli stessi soldati gli sparavano con i fucili tanto che arrivava vicino. E per non dire le navi, per non dire i carro armati nemici e quant'altro. Quindi era quasi considerato un kamikaze, che ancora non si conoscevano i kamikaze. Lo stesso Rudel in un'intervista disse che tutti i piloti di Stuka che aveva conosciuto nella sua carriera erano morti. Cioè non esistevano più, perché prima o poi venivi abbattuto con lo Stuka. Lui stesso, Rudel, venne abbattuto 30 volte e per 30 volte è riuscito a scappare, è riuscito a rientrare alla sua base e tornare a pilotare. Addirittura in una battaglia perse la gamba destra e gli venne messa una protesi con la quale continuò a pilotare e a combattere. Quindi, adesso che vi ho spiegato questo, vi vorrei parlare, invece che dei soliti noti, di Hans Ulrich Rudel. Hans Ulrich Rudel era innamorato dell'aviazione e fece domanda per entrare in aviazione. Ovviamente gli fu, perché aveva una bassa scolarità, gli fu sempre negata. Anche oggi, per diventare piloti, essendo alla guida di un mezzo tecnologicamente avanzatissimo, devi avere capacità e nozioni di un certo livello. In guerra avevi più possibilità, no, di diventare pilota. In questo caso uno con bassa scolarizzazione veniva quasi sempre scartato, perché gli dovevi comunque iniziare a spiegare le nozioni basiche. Lui riesce, nonostante la bassa scolarità, a farsi addestrare, entrare nell'aviazione, nella Luftwaffe tedesca, come pilota ricognitore. Quindi gran parte dei primi anni della Seconda Guerra Mondiale la passa come ricognitore. Quindi andava a fare missioni di ricognizione per le operazioni a lungo raggio. Questo suo non combattere faceva sì che continuasse a fare domande per poter diventare pilota di caccia e quant'altro, sempre rifiutate, però le sue missioni le fece talmente bene, si fece conoscere già come pilota, come ricognitore, che gli venne accettata finalmente, dopo non mi ricordo, si dice 60 domande, per andare alla scuola di addestramento per piloti di bombardieri da picchiata, gli Stuka. Finalmente riesce a salire su un aereo da guerra, uno Stuka, che ormai era un modello vecchissimo, e inizia ad operare sul fronte russo. Purtroppo non partecipa alla campagna di Francia, ma inizia sul fronte russo. Sul fronte russo, stiamo parlando del 41 o 42, prese parte all'invasione di Creta, ma non senza combattere. Fu messo nel 41 sul fronte russo e al porto di Kronstadt, vicino Leningrado, con il suo Stuka riuscì a sganciare con una precisione davvero chirurgica la sua bomba da 1000 kg sulla nave da battaglia Marat, riuscendo a colpire la stiva munizioni e affondandola. Cioè lui
riuscì ad affondare una nave da battaglia, che sono le corazzate di oggi, cioè la nave, una delle navi più importanti di una marina, con un solo sgancio di una bomba. A quel punto il suo comandante se lo prese come braccio destro, infatti divenne il suo pilota di destra, alla guida del suo Stuka, fu sempre affiancato al suo comandante, che poté apprezzarne le capacità, la precisione con cui sganciava le bombe, oltre che il personaggio che era, perché questo signore qua, su questo signore qua hanno scritto un libro nel 1956, adesso vi dico chi e quando. Nel 56 Longanesi e C a Milano, traduzione Corrado Ricci, il pilota di ferro, soprannominato il pilota di ferro, perché nonostante, come tutti i piloti di Stuka, venisse abbattuto o morisse in battaglia, perché era un aereo che già solo contro le postazioni antiaeree fisse o mobili era perdente, figuriamoci nelle battaglie aeree. Beh, questo signore ha 9 kill aeree, è riuscito ad abbattere 9 aerei nemici, è riuscito a far fuori 1300 veicoli corazzati e blindati e oltre 500 carro armati, è riuscito ad affondare, oltre la Marat, la nave da battaglia, un cacciatorpediniere e un incrociatore. Questo signore qua in battaglia era così temuto, così. Vi faccio un esempio: il barone rosso, von Richthofen, pilotava come si chiama? Vabbè. Il triplano tutto pitturato di rosso, il nemico lo riconosceva e o se le faceva nelle mutande o si gasava che se riusciva ad abbattere il barone rosso diventava un mito. Hartmann, il diavolo nero, come tantissimi altri assi e famosissimi piloti di caccia, usavano dipingere il proprio aereo come lucchini, il casco con colorazione bianca o una numerazione, una scritta sull'aereo per farsi riconoscere dagli altri, riconoscere dagli altri e dire sono io, no? Beh, lui niente di tutto questo, eppure. Cioè, lui non è che avesse un numero sull'aereo per cui, eppure era il pilota più temuto dai russi, al punto che Stalin mise sulla sua testa una taglia di 100.000 rubli. Cioè, Hartmann, che ha abbattuto 350 e passa aerei, combatteva sul fronte russo, batteva i caccia russi, ma non era temuto come lui. Cioè, Hans Ulrich Rudel si è beccato una taglia da 100.000 rubli messa da Stalin in persona. Questo signore qua, giusto perché ve lo sappiate, è l'uomo, è il soldato più decorato dalla Germania. E in quanto, essendo la Germania quella che aveva più decorazioni, è l'uomo, è il soldato più decorato della Seconda Guerra Mondiale. Pensate che la Germania aveva la decorazione delle 1.000 missioni, no? Quindi il massimo delle decorazioni che potevano essere date a un soldato era quella delle 1.000 missioni. Poi è normale, cercavano o di toglierti dal fronte o promuoverti, per evitare che venissi ucciso in battaglia o cosa, perché comunque avrebbe abbassato il morale di la morte di un eroe, di un asso, avrebbe abbassato il morale comunque dell'esercito, dell'aeronautica e quant'altro. Beh, questo,
Dicevo, non solo ha preso la medaglia delle mille missioni, ma la Germania ha dovuto istituire la medaglia delle 2000 missioni ed è l'unico ad averla ricevuta direttamente da Hitler, perché lui ha fatto 2500 missioni di guerra. 2500 missioni, di cui 2000 e passa sullo Stuka, perché poi è stato messo al comando dei Focke-Wulf FV-190, aereo potentissimo, caccia potentissimo, che era funzionale anche all'attacco a terra, era così armato che poteva tranquillamente essere utilizzato come caccia d'attacco a terra. Lui fu messo al comando di una squadriglia, fece 400 missioni con l'FV-190, con, cioè con delle vittorie e kill, ma volle tornare a pilotare gli Stuka. Alla fine della guerra, l'uomo più decorato di tutta la Seconda Guerra Mondiale, con tutte le medaglie che la Germania poteva consegnare, a lui le aveva consegnate, istituendo addirittura una nuova medaglia, perché non, nessuno era mai arrivato come lui alle 2000 missioni, il suo comandante alla resa della Germania gli ordinò di prendere tutto il suo squadrone di aerei e piloti e atterrare in un aeroporto americano, consegnare gli aerei agli americani e arrendersi. Il suo comandante gli ordinò questo perché erano convinti che gli americani, terminata definitivamente la guerra e le battaglie alla Germania, gli americani avrebbero combattuto, si sarebbero mossi contro i russi. Invece lui cosa fece? Decollò con tutto il suo squadrone, atterrò, prima di atterrare nell'aeroporto americano, diede un ordine agli altri piloti e ai suoi uomini di atterrare danneggiando gli aerei in modo che non venissero immediatamente utilizzati dagli americani perché vi erano ancora battaglie in Germania. Quindi lui ragionò: gli aerei tedeschi non possono e non devono essere utilizzati contro i tedeschi. Poi li repareranno, li metteranno a posto col tempo, magari li useranno contro gli USA. Beh, atterrano su questo aeroporto militare americano, si consegnano. E il soldato che sale sulle ali del suo Stuka e con l'arma in pugno lo prende prigioniero, come vede tutte le decorazioni che aveva sul petto, tenete presente che le decorazioni tedesche avevano un valore inestimabile, non solo per quel che rappresentavano, ma perché fatte davvero di oro e diamanti, quindi aveva sul petto così tanti gioielli che il militare americano che salì sulle ali del suo Stuka per prenderlo prigioniero tentò di strappargliele dal petto e rubargliele. E lui, nonostante fosse già privo di una gamba con una protesi, prese quel soldato a pugni finché non arrivò la jeep con gli ufficiali americani che bloccarono il soldato che tentava di rubargli queste medaglie. Allora, Hans Ulrich Rudel non è un pilota di caccia, è stato un pilota di caccia sui Focke-Wulf con delle kill assegnate, ma è un uomo. Figlio era, leggo subito, era figlio di un pastore protestante e di un paesino dell'Alta Stesia, che non avendo titolo di studio, anzi non avendo scolarizzazione, il suo sogno di diventare pilota
riuscì dopo anni e anni di tentativi falliti, perché lui ci provò in tutti i modi, riuscì a entrare, diventare pilota nella Luftwaffe, ma proprio per la bassa scolarizzazione che aveva, lo misero a fare il, come si chiama, il pilota da, non mi sovviene più, il pilota da ricognitore. Pilota da ricognitore. Fa istanze, domande per diventare pilota di caccia, gli viene detto di no, chiedergli di diventare, fa 60 domande per diventare pilota di bombardamento, bombardiere da picchiata, gli dicono sempre di no, finché non riesce a diventarlo, riesce, tenete presente, stiamo parlando del 1941, quindi a guerra iniziata da anni e anni, dove addirittura altri piloti erano già assi da un sacco di tempo, piloti di caccia, lui riesce a diventare pilota di un bombardiere da picchiata, essere abbattuto 30 volte, ha perso una gamba, combattuto con una protesi alla gamba, non si è arreso nel vero senso della parola, fino alla fine, e è stato l'uomo più decorato di tutta la Seconda Guerra Mondiale, della Germania e quindi degli altri anche paesi, della Seconda Guerra Mondiale. E nell'elenco degli assi dell'aviazione, perché comunque ha fatto abbattimenti, 9 dovrebbero essere quelle che gli sono stati accreditati, abbattimenti aerei con 2.500 missioni di guerra con 1.300 carri blindati e 500 carro armati, un incrociatore. In totale, se non ricordo male, ha affondato 7 navi, di cui quella, la nave da battaglia. Beh, se magari con i ma non si fa la storia, ma se fosse riuscito a entrare subito come pilota di caccia, in Germania non poteva essere che tra i primi degli assi della storia. Ma io penso che con le capacità, la volontà di ferro, non per niente il pilota di ferro è stato soprannominato, e quello che è riuscito a fare, pur non potendo pilotare i migliori aerei da caccia, i più maneggevoli, più veloci, più potenti, penso che anche per lo stesso Hartmann non ci sarebbe stata così tanta fama. Qui nella foto lo vedete, alle sue spalle c'è un altro asso dell'aviazione nella foto, è Adolf Galland. Adolf Galland è un altro, e forse ci sarebbe da fare una storia anche su questo pilota. Che si intreccia proprio con la storia del nostro Ulrich Ruder. Allora, Galland, che qua nella fotografia è dietro di lui, è il l'asso dell'aeronautica, dell'aviazione tedesca, che diventato comandante generale, fece, ve lo leggo qua, allora, nonostante i suoi trascorsi, Galland ricevette numerosi attestati di stima e amicizia dai suoi ex avversari, quali Robert Tuck, Johnny Johnson e Douglas Bader,
Douglas Bader è il pilota della RAF senza gambe per il quale, prigioniero in Germania durante la guerra, aveva organizzato una tregua per fargli paracadutare da un bombardiere inglese le protesi che aveva perso. Quindi Adolf Galland era in contrapposizione con i gerarchi nazisti, con il ruolo dell'alto comando nazista, per il suo modo di ragionare, di pensare, perché difendeva i piloti e quant'altro dalla gerarchia nazista. E in questo caso organizzò la tregua, una tregua tra Germania e Inghilterra per permettere a piloti della RAF con un bombardiere di paracadutare sul territorio tedesco le protesi che Douglas Bader perse durante durante l'ultima battaglia, dove poi venne catturato dalla Luftwaffe. Perché dico che si intreccia questa storia con il nostro Rudel? Perché Rudel, una volta che si consegnò agli alleati, venne trasferito in un campo di prigionia inglese. Campo di prigionia inglese dove, avendo un'infezione al monchino, la protesi gli creava dei problemi. Chiese di essere operato, ma non lo operavano. Non decisero di non operarlo, adducendo problemi medici, fattori medici, al che questa è la guerra finita, mentre era prigioniero, al che un pilota, un asso, un eroe della RAF, ossia proprio il Douglas Bader, quello a cui questo Galland gli fece fare la tregua per fargli paracadutare le protesi delle gambe, intervenne e obbligò la RAF inglese, l'esercito inglese, a procedere con l'operazione alla gamba di Rudel e fornirgli una protesi nuova. Quindi ecco perché si è intrecciata la storia di questi tre assi dell'aviazione che sì, Hans Ulrich Rudel è l'eroe per eccellenza della Germania della Seconda Guerra Mondiale, perché è quello che ha ricevuto più medaglie, ma nessuno lo conosce per le capacità di pilota, per quello che è riuscito a fare su aerei che non hanno termini di paragone con quelli di cui i famosissimi assi combattevano, come Galland, come tanti altri assi dell'aviazione, non hanno fatto la storia dell'aviazione anche per le loro capacità, oltre che per il loro modo d'essere, senza avere onori e glorie che sono stati dati diciamo a piloti e assi dell'aviazione solo perché quella nazione ha vinto la guerra, oppure solo per il numero di kill, come si suol dire. Se sei alla guida di una Ferrari o di una Lamborghini, non è che ti puoi sempre vantare di aver vinto tutte le gare contro le Fiat 500 degli anni 60, no? Per quante gare tu possa aver vinto, credo, se non ti misuri con qualcuno che pilota, guida auto, in questo caso aerei, che possono essere messi al tuo livello, la tua bravura non può essere tanto dimostrata. Quindi Galland, Hartmann, per l'amor di Dio, è il pilota in assoluto con il maggior numero di kill
acclarate, accertate, ma fatte tutte contro aerei russi della Seconda Guerra Mondiale che poco potevano contro gli aerei americani. Qui il nostro Hans Ulrich Rudel era alla guida, alla cloche di un aereo che aereo non era, che era impossibile poter vincere battaglie aeree contro altri aerei guidando uno Stuka. Eppure è riuscito a fare cose incredibili. Ci sono piloti. Famosa è la storia di quei due assi dell'aviazione e magari la racconterò in un altro video, dove il pilota tedesco abbatte, non abbatte, danneggia gravemente in battaglia un pilota, un aereo inglese, il cui pilota sviene durante la picchiata. Il tedesco lo insegue per finirlo, vede che il pilota si riprende, che è ferito, lo affianca e finge di impegnare il combattimento aereo per far sì che gli altri piloti tedeschi, vedendo lui impegnato in quel combattimento, non andassero a rubargli l'uccisione, quindi si tengono fuori e dicono finiscitelo tu. Invece lui fa solo finta di finirlo, gli permette di allontanarsi dalla battaglia e lo scorta oltre la Manica. Cioè, arriva addirittura sul territorio inglese con tanto di radar, Spitfire, rischio di essere abbattuto, per assicurarsi che il pilota, in questo caso inglese, nemico, riuscisse ad arrivare sano e salvo sul suo territorio. Addirittura il pilota inglese che alla guida dell'aereo ogni tanto sviene ferito con i suoi compagni d'aereo, perché era un bombardiere con più persone d'equipaggio, morti, sangue da tutte le parti, aveva una falla così grande l'aereo che il pilota tedesco riusciva a vedere dentro l'aereo i morti che lui stesso aveva fatto. Guarda il pilota e lo saluta. E questo pilota inglese per anni pensa essere stato un sogno di vedere il pilota tedesco che invece di abbatterlo lo saluta. Poi dopo tantissimi anni i due si incontrano e si raccontano questa storia. È bellissima e ci farò magari un video. Per dirvi le cose che fanno i piloti, gli eroi, i piloti capaci, no? Capaci, nonostante non guidino aerei che non hanno avversari a battere il nemico solo per abbatterlo. Hans Ulrich Rudel, alla guida di uno Stuka, vi racconto questo aneddoto, vi dico, guardate, è un libro vecchissimo, difficile da trovare in giro, ma per spiegarvi, allora dovete sapere che lo Stuka è dotato di un aerofreno automatico, era dotato soprattutto gli ultimi modelli, erano dotati di un aerofreno automatico. Perché? Perché l'aereo salendo a 3000 metri di altitudine e scendendo in picchiata verticale fino a 800, 500, 300 metri da terra, no? Raggiunge velocità e delle forze G assurde, per cui spesso i piloti svengono. E allora vi è questo sistema di aerofreno automatico che frena la caduta dell'aereo e lo rimette in posizione orizzontale, in modo che se il pilota è svenuto non si schianta al suolo. Benissimo, non tutti i modelli di Stuka sono dotati di questo aerofreno. In una battaglia in cui Rudel era l'uomo di destra, il braccio destro del suo comandante, va giù in picchiata. Il suo comandante era ferito, non poteva più picchiare, perché se già il pilota sviene di suo,
per la forza G, figuriamoci se anche ferito in battaglia. Allora a picchiare era solo il suo braccio destro, il suo aereo di destra, che viaggiavano in formazione e a coppia gli Stuka. Beh, si vede, lo stesso comandante dice: vedo Rudel che va, picchia, spara con i cannoni ai carri, va, picchia, sgancia la bomba, va, picchia, spara i cannoni. Alla terza volta me lo vedo riaffiancarsi a me, che mi saluta, mi fa un sorriso, mi saluta con la manina, guardo all'aereo. Soprattutto l'ala di sinistra completamente trafitta dai rami di acero. Cioè, questo signore è arrivato così impicchiata a livello del terreno che ha fatto fuori i rami di acero. Poi c'è un'altra cosa di Hans Ulrich Rudel, questa è tragicomica, dovrebbe forse esserci anche in Wikipedia forse, no, no, non c'è. Tragicomica, dove lui ha un problema all'aereo, l'aereo non riesce a decollare, ma ormai è lungo sulla pista e, come si dice, appoggia, fa planare il suo aereo su un grosso albero e quindi viene soccorso dai pompieri che devono tirare giù prima lui dall'albero e poi tutto l'aereo appoggiato su questo grosso albero. Per dirvi chi è Hans Ulrich Rudel, io tanto di cappello a piloti come quelli che sono finiti primi in classifica, ma facciamo tanto di cappello anche a piloti sconosciuti che sono in fondo alla classifica degli assi, ma hanno fatto sicuramente la storia dell'aviazione e della Seconda Guerra Mondiale. Beh, spero che vi piaccia questo video, vi sia piaciuto, vi abbia fatto capire un po' il personaggio e il perché lo reputo forse il più grande pilota da combattimento della Seconda Guerra Mondiale. E più avanti poi farò altri video su altri piloti o del settore. Grazie per avermi seguito fin qua, buona giornata a tutti.